Buon pomeriggio tifosi dell'Inter, ben ritrovati, buon pomeriggio. Ma buon pomeriggio caro Roberto. La carissima Gaia De Calossi qui alla mia destra per co-condurre questa ultima puntata della piano. Settimana, perché l'ultima siamo arrivati a venerdì, ci sarà un bel weekend che ci attende a cominciare da domenica. Da domenica, perché domenica alle ore 11. Il primo appuntamento che conta di questa lunga estate nerazzurra di settore giovanile. Ad un passo, perché forti del 3-0 dell'andata. Il pompiere dirà, ma no, secondo me fa anche un po' di scongiuri. Buongiorno mister Sergio Zanetti. Buongiorno a tutti. Ciao Sergio. Come? Ha salutato tutti. Ah sì, certo, assolutamente. Ha salutato il popolo interista. Senti, stai facendo il pompiere con i tuoi ragazzi per l'entusiasmo, insomma, di questa finale. Sono partite da un risultato molto convincente nella gara d'andata. Sì, sicuramente sì, è molto convincente, però sappiamo che ancora mancano 90 minuti, che non possiamo concedere proprio niente. E questi ragazzi si hanno un merito di quello di prendere tutte le partite in un certo modo, quindi noi andremo là a fare la nostra prestazione, la nostra partita, ma pensando soprattutto a onorare la maglia, che è la cosa più importante. Su quale aspetto hai lavorato di più, mister, in questa settimana? Per preparare ovviamente la trasferta di Bergamo. Guarda, noi cerchiamo di lavorare soprattutto sul possesso palla, su quello che sicuramente siamo molto bravi. Siamo riusciti sicuramente a lavorare benissimo, come abbiamo fatto tutto l'arco dell'anno. Siamo qua a Bruzzano, che è un campo molto simile con quello di Zingogna, perché è sintetico. Diciamo che adesso stiamo già finendo la settimana, perché domani faremo la finitura alle 11, pensando soprattutto che questa non è una partita qualsiasi, questa è la partita dove si chiude un anno benissimo. Comunque vada, io sono extra felice di questa annata, di questi ragazzi, perché mi hanno dato tantissimo e sicuramente loro daranno il massimo per cercare di portare questo campionato da quasi 21 anni che non si vince. Tu dici, Sergio, che loro ti hanno dato tantissimo. Io dico che però anche tu hai dato tantissimo a loro, perché io ho seguito il percorso di questi ragazzi dai giovanissimi in poi, molti li conosco, li ho visti giocare tante volte. Garritano e Belloni, per esempio, così convincenti sul piano della continuità nel corso della stessa partita, così continui, li avevo visti veramente poche volte. Quindi dal punto di vista mentale hai lavorato molto bene con loro. Sai perché? Penso che questa è una categoria molto difficile da gestire, e tutto lo staff è stato bravissimo in farli capire che, oltre alla primavera, che devono lavorare tanto per arrivare lì, che è un premio, ci sta anche che questa categoria Berretti ha tanto prestigio e tanto da dimostrare, perché sono il futuro dell'Inter. Ah, questi ragazzi hanno praticamente quasi 18 anni e devono dimostrare tanto e hanno tantissima voglia. Farli capire che non è soltanto quella che conta la primavera, che sicuramente è la seconda squadra importantissima e che bisogna starle vicino sempre. Loro contano anche e sono stati bravi. E tutto lo staff è stato bravo a farle capire che siamo tutti importanti e ci sarà il momento giusto per dimostrarlo. E questo, il preciso momento dove noi siamo carichissimi, abbiamo tanta voglia, però vogliamo onorare soprattutto, come ho detto prima, la maglia. Noi giochiamo per l'Inter, quindi noi siamo vincenti in tutti i campi. E questa è la mentalità che ho cercato di trasmettere in questi 9 mesi, perché ormai da agosto che ci conosciamo. E loro hanno capito subito che essere proprio, vestire la maglia dell'Inter non è comune, non è per qualsiasi ragazzi. Qualcuno pagherebbe per mettere questa maglia. Vero. Grazie mille, ti faccio i complimenti. Al di là della qualità tecnica e di quello che hai lavorato, del lavoro che hai fatto con loro, devo dire che li ho visti molto sereni. I ragazzi stanno crescendo bene, e quando si cresce bene, quando gli alunni sono bravi nel crescere, c'è un bravo maestro. Bravo Sergio! Grazie mille, buona giornata a tutti quanti. Ci vediamo domenica, mister! Bocca al lupo, mister! Bocca al lupo! Volentieri, crepi, grazie. Un abbraccio a tutti quanti, grazie. E ovviamente approfittiamo per ricordare che a partire dalle ore 11 il signor Villa sarà la voce, sarà colui
che ci racconterà questi ultimi 90 minuti che separano la formazione. Il telecronista delle finali, perché la sua è una voce altisonante, una certo, voce che insomma... Scusi, secondo lei noi scegliamo a caso le voci per raccontare i traguardi che sono lì a portata di mano? E quindi lo mandiamo proprio con tanto piacere a Zingonia. Me l'ha soffiata al fotofinish questa... Signor Monzani, se ne faccio una ragione. Me la devo fare. Signor Villa gongola dietro le telecamere. Sì, che lui spelucci. Diciamolo, perché lui si beve. Lui si bea di questa cosa. A partire dalle ore 11, grande diretta di Interchannel. Tra l'altro, tutti i 94, a parte che ci sono un gruppo di ragazzi che hanno fatto parte della primavera, la categoria è di fatto Berretti è rinata proprio per questo, perché avendo l'Inter dei 94 di qualità, ha fatto una classe intermedia tra gli allievi nazionali e la primavera per poter tenerne il più possibile questi ragazzi, poi inserirli lentamente nel gruppo. Facendo un next gen, hanno giocato in tanti, lo spieghiamo perché magari non tutti sono avvezzi al settore giovanile, hanno giocato in tanti e hanno fatto anche molto bene. Per esempio Ibrahim Mbaye, era 94, che ha fatto parte quasi stabilmente dalla Coppa Italia con la Fiorentina in poi, con il gruppo di mister Stamaccini. Intanto abbiamo comprato un nuovo giocatore, vedo che non indossa ormai più la divisa da portiere, il nostro Giulione. Ho visto Jonathan, si diletta. Filippo Coutinho, con cui abbiamo chiacchierato questa mattina, abbiamo realizzato un'intervista che andrà in onda nel TG di sabato sera, lo dico. Bravo, ricordo i vari appuntamenti. Vari appuntamenti. Abbiamo visto anche Tremolada, che sarà invece l'ospite di questa sera, con sempre una tua intervista, perché insomma abbiamo cercato di scambiare quattro chiacchiere anche con i giovani e che Luca sono Tremolada, rientrati. Luca Tremolada che ha fatto bene al Pisa quest'anno, in C1, vedremo se sarà un po' quello che dice. In sostanza io credo che lui voglia rimanere nell'Inter, lui ha questo obiettivo, deve essere ancora nell'Inter, crescere e diventare un giocatore anche da Serie B per essere un giorno considerato una pedina scambiabile. Pensa a questi ragazzi come ragionano adesso, nel senso che io cresco e divento di qualità, poi dopo tanto ci manda delle immagini incredibili. Tra l'altro l'immagine del fonico, Tremolada, sai che noi... Signor Secchi, me lo fa rivedere a proposito di Tremolada, perché non ero distratta alla ricerca di notizie e di messaggi. Oh, mamma mia, che inquietante con questo albero di Natale alle spalle. Andrea Stramaccioni intanto che questa mattina di fatto ha fatto fare partitelle ai ragazzi, allenamenti di fine stagione con una grande tranquillità. Ci sarà la partenza martedì, lunedì ultimo allenamento della stagione 2011-2012 italiano, poi partenza martedì per l'Indonesia, alcuni allenamenti, due partite e poi dal ritorno il rompete le righe ufficiale con il ritorno, e qua Nagaia ti volevo, qua ti voglio. E qua ti volevo, il ritorno il 5 di luglio, dove a Pinzolo inizierà il ritiro della società FC Internazionale. Ce lo chiede Salvatore Cavalera, che ci dice buon pomeriggio, mitici spumeggianti Roby e Nagaia. Ti ha dato dello spumeggiante, Sasà. A lei forse, no? In caso mai io sarò lei è un po' meno spumeggiante di me. Volevo solamente chiedervi... Guarda con il 10 sulle spalle, che... Gli rende. Mi piace questi cambi di numeri sulle spalle, con Milito col 5. Sono ufficiali le date del ritiro di Pinzolo, 5-15 luglio. Sono ufficiali, Monzani? Sì. Ho dei dubbi, dice Salvatore, voglio conquistare un volo per essere lì quella settimana con voi, perché così potrò passare tutti i miei giorni insieme alla Gaia. Lei deve lavorare, Salvatore, non credo che possa venire. Com'è? No, perché ho giusto poi quelle due cose da fare, Salvatore. Mi tocca lavorare a me, Salvatore, con tutto rispetto. Insomma, cerchiamo di gestire le cose con la dovuta... Ma non faccia così, siamo in una splendida zona del Trentino, una meraviglia, in mezzo alla natura. Ma io lo facevo per speriamo te. Ci assista al tempo. Perché se non faccio così, poi dopo tutti i fans vogliono trascorrere... Vogliono trascorrere di pomeriggio insieme a te. Allora, per evitare insomma che tu sia uberata, diciamo che magari... Non sono contenti chi mi paga per andare lì, insomma. La società FC Internazionale. Esatto, sempre. Magari non la prenderanno proprio bene. Benissimo. Però cercheremo, insomma, di salutare tutti nel possibile. Faremo il meglio. Sì. Fino al mese poi scorso. Poi c'è anche Monzani, quindi approfittate, fans, sono fans all'ascolto. Di Nagaia, io sai che sono una persona anziana. Fan. Uno ne hai, la mamma che è sempre... O la mamma, sai che la mamma è la prima tifosa. Sarebbe altro. Fino a mese scorso Abete and Company blateravano che le penalizzazioni sarebbero state esemplari, punitive, cattiverrime, ha usato un superlativissimo, che sarebbero state applicate sul campionato in corso, ma siccome se le applicano sul campionato in corso e se sono realmente oneste la mia Inter va in Champions, quel
Marcissimo, ecco, non che allena la Juve, vabbè, insomma, è un po' forte, come dire, dovrebbe essere squalificato per almeno un anno, saranno sanzioni blande economiche e andranno a ricadere sul prossimo campionato. E poi ancora con quelli che che strillavano sulla tolleranza zero per i fair play finanziari, ora che non sono a posto con i bilanci la Juve, come gli altri top team europei, comincio a dire che sarà un rinvio per l'entrata in vigore. Ma insomma, il rinvio non l'ha proprio detto, secondo me ci saranno delle cose, come dire, che slitteranno, ma io credo che... Allora, innanzitutto in Spagna è cambiata la legge per quanto riguarda la tassazione, quindi adesso inizieranno a pagare una serie di tasse anche loro, e c'è una voce che poi non è troppo una voce, ma è qualcosa di più, che dice che Guardiola, tra le varie ragioni per cui ha deciso di, come dire... Riposarsi. Perché era stressato. Magari è sì. Una grande fan di Guardiola, quindi... No, sono... assolutamente. No, nel senso, ho riportato quelle che sono state le sue parole. Pare che si volesse riposare. Era stressato. Pare che si volesse riposare. Invece anche in realtà, Luis Enrique, hai visto? Sì, anche lui si è tutti stressati.